Buongiorno da Giulia Mancinelli. Un vasto incendio nelle campagne di Pianello di Ostra è scoppiato ieri mattina a causa della siccità ed ha impegnato per ore i vigili del fuoco intenti a spegnere più roghi che hanno lambito anche alcune abitazioni in via del fiume, zona già pesantemente colpita dall'alluvione del 2022. Sul posto sono intervenute le squadre di Senigallia e Arcevia con autobotti in supporto da Iesi e Ancona e anche con l'elicottero regionale che ha effettuato ben 14 lanci di acqua. Spente le fiamme, proseguono le operazioni di bonifica. Dopo il via libera definitivo del Senato, ieri mattina anche la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato la proroga di un anno dello stato di emergenza dichiarato in seguito agli eventi alluvionali che hanno drammaticamente colpito il territorio marchigiano nel settembre del 2022. Lo ha annunciato in una nota il sottosegretario all'Economia e Finanze e deputato di Fratelli d'Italia, Lucia Albano. Grazie al lavoro sinergico di Governo e Regioni, i territori del Misa e Nevola colpiti finalmente avranno risposte che attendono e che meritano, ha aggiunto l'Albano. Un malore improvviso non ha lasciato scampo a Marco Rosati, noto pizzaiolo del lungomare Mameli, morto ieri all'età di 55 anni. Marco è stato colpito da un malore mentre si trovava nella sua abitazione a Mondolfo. La notizia della morte improvvisa di Rosati ha suscitato sgomento in città, dove l'uomo era conosciuto perché da anni gestiva la pizzeria La Lampara sul lungomare Mameli. Tante le testimonianze di cordoglio arrivate ai familiari. Un turista francese di 50 anni è rimasto ferito sul lungomare Mameli. L'uomo stava transitando sul litorale quando è stato colpito dallo sportello di un'auto ed è caduto a terra. Subito il turista è stato soccorso dal 118 e dalla polizia locale. Trasportato al pronto soccorso, il turista ha riportato fortunatamente ferite lievi. Con l'allestimento del totem multimediale in via Mastai si è concluso il progetto di riqualificazione della segnaletica turistica e culturale del centro storico. Sono state sistemate le 19 paline turistiche preesistenti ed aggiunte altre 4 alla Rotonda Mare, alla Sinagoga, a Palazzo Mastai e a Palazzo Gherardi. È stato svolto anche un lavoro di mappatura, analisi e studio dei percorsi turistici. Tutte le didascalie sono state tradotte, oltre che in inglese, anche in braille. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.